Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle in Cristo, siamo radunati in questa ottava domenica del tempo ordinario dell'anno C per celebrare la Santa Eucaristia. All'inizio di questa celebrazione ricordiamo che siamo peccatori, invochiamo e imploriamo su ciascuno di noi il perdono del Signore, ricordando che offriamo questa Santa Messa per il riposo dell'anima di nostra sorella Anna Nelia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Preghiamo. Concedi, Signore, che il coro degli eventi, il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la Tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide.
Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è malvagità. È bello. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio?
come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio. Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non vi è albero più buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un uovo rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Fratelli e sorelle in Cristo, la celebrazione di questa ottava domenica del tempo ordinario è prima di tutto un invito al discernimento. La prima lettura raccomanda di non lodare qualcuno finché non ha parlato. Le sue parole possono rivelare il meglio o il peggio. La prima lettura di questa liturgia ci ha parlato anche del setaccio che filtra i rifiuti. Anche noi, fratelli e sorelle in Cristo, ogni tanto, anche noi, abbiamo uno smistamento da fare nella nostra vita. Pensiamo a tutte le chiacchiere futili, le pubblicità rumorose, gli slogan che sentiamo forse tutto il giorno. Tutto ciò potrebbe impedirci di vedere chiaramente nella nostra vita. Alcune parole rivelano la ristrettezza mentale di chi le pronuncia. Il Vangelo di questa domenica ci invita ad essere umili e coerenti affinché non ci sia distanza tra il nostro interno e ciò che diciamo e ciò che facciamo. Questo messaggio, fratelli e sorelle in Cristo, è estremamente importante per noi oggi, in un mondo in cui si vive tanto dell'immagine esterna. In questo vivere dall'esterno, uno dei pericoli che possiamo incontrare è quello di dedicarci a sistemare le cose, gli altri e dimenticarci di noi stessi, oppure nascondere i nostri fallimenti. Togli prima la trave dal tuo occhio, dice Cristo nel Vangelo di oggi, cioè inizia con te stesso. Se vuoi aggiustare il mondo, il primo che devi cambiare sei te stesso. Potete notare, fratelli e sorelle, la facilità che abbiamo nel vedere ciò che non ci piace degli altri, la prontezza nei nostri giudizi. Il che indica che sovente non sappiamo come entrare in empatia, sintonizzarci con gli altri e quanto poco li amiamo, quanto possiamo essere inconsapevoli dei nostri fallimenti. Gesù ci avverte dunque di una grande tentazione: allargare il male degli altri e ignorare il male che nidifica nei nostri cuori. E Cristo ci invita a cambiare il cuore perché non finiamo mai di convertirci. La critica deve sempre iniziare da se stessi. Fratelli e sorelle in Cristo, siamo troppo inclini a giudicare duramente gli altri e ad essere accomodanti con noi stessi. I torti degli altri, i loro passi falsi, le loro bugie, li vediamo facilmente, ma questi difetti che sono in noi molto spesso non li vediamo,
non vogliamo vederli, non abbiamo il coraggio di vederli. Pensiamo che sia solo una cannuccia, quando è una bella grande trave. Questo Vangelo ci invita a cambiare il modo in cui guardiamo agli altri e a noi stessi. Per comprendere meglio questo Vangelo, dunque, è a Cristo che dobbiamo guardare. Per tutta la sua vita accolse pubblicani, peccatori, proprio tutti. Avrebbe potuto incolparli per le loro cattive vite e respingerli. Ma lui stesso ci dice che è venuto a cercare e salvare coloro che erano perduti. E quando uno di loro ritorna al Padre, Gesù ci dice che è un giorno di festa tra gli angeli di Dio. Fratelli e sorelle in Cristo, è quindi necessario interiorizzare la vita per renderci più umani. Possiamo adornare l'uomo con cultura e informazione. Possiamo aumentare il suo potere con la scienza e la tecnologia. Però, se il nostro io interiore non è più pulito e il nostro cuore non è in grado di amare di più, il nostro futuro non sarà più umano. Chi è buono, dalla bontà che custodisce nel suo cuore, attinge il bene, e chi è cattivo, dal male trae il bene. Molte persone, anzi moltissime persone, esprimono delle critiche sotto l'influenza della natura umana, che manca di saggezza che viene dall'alto, e altro non fa che ferire gli altri. Spesse volte questa critica ha l'obiettivo di demolire gli altri per innalzare noi stessi ed apparire così spirituali. Questo attacco insensibile è privo di una grazia costruttiva e abbatte le persone anziché aiutarle. Fratelli e sorelle in Cristo, in un mondo così danneggiato da tante ingiustizie e abusi, dove crescono i rovi degli interessi reciproci e delle rivalità, e dove crescono tante spine di odio, razzismo, discordia e aggressività, le persone di buon cuore sono necessarie per portare un altro tipo di frutto. Abbiamo più che mai bisogno di uomini e donne di coscienza lucidi e sani che ci aiutino a muoverci realisticamente verso la pace. Le strategie non bastano. L'umore e l'atteggiamento delle persone sono più che fondamentali. Fratelli miei, sorelle mie, chi ha un cuore pieno di fanatismo e di risentimento non può seminare pace intorno a sé. La persona che nutre in sé l'odio e lo spirito di vendetta non può con efficienza contribuire alla costruzione di una società più riconciliata. Solo chi vive in pace con se stesso e con gli altri può aprire vie di pacificazione. Solo chi nutre un atteggiamento interiore di rispetto e tolleranza può favorire un clima di dialogo e di ricerca della comprensione reciproca. Con un cuore pieno di odio, di condanna reciproca, di intolleranza e di dogmatismo, si può fare soprattutto disastri. Non si può portare vera pace alla nostra convivenza. Oggi Cristo insiste anche sul modo in cui guardiamo gli altri, specialmente i nostri fratelli e sorelle. Vediamo i loro difetti più facilmente delle loro qualità. Anche noi, ricordiamocelo, anche noi abbiamo i nostri difetti. Spesso siamo come quell'uomo che vorrebbe togliere la paglia che è negli occhi di suo fratello, ma non si accorge che c'è una trave nei suoi occhi. Perché, per esempio,
critichi tu le persone che non vengono a messa, mentre tu, anche se vieni regolarmente, vivi la tua vita privata come se Dio non esistesse, calpestando senza sosta i suoi comandamenti. Il Vangelo di questa domenica si unisce alla nostra Chiesa in ciò che sta vivendo. Nel corso dei secoli la Chiesa ha vissuto crisi molto gravi, eresie, abusi, controtestimonianze di ogni genere, ma il Signore mise sempre sul suo cammino le persone di cui aveva bisogno per aiutarla a tornare in armonia con il Vangelo di Cristo. Nei momenti drammatici, i grandi testimoni della fede hanno dato il meglio di sé. Attraverso di loro risuonò la chiamata del Signore: convertitevi e credete nel Vangelo. Noi cristiani di oggi, fratelli e sorelle, vicini e lontani, siamo invitati, siamo inviati ad essere testimoni e messaggeri del Vangelo per tutti coloro che ci circondano. Non si tratta di chiudere un occhio sul male e sull'ingiustizia dell'essere umano. Sì, dobbiamo denunciare il male e dobbiamo manifestare contro ogni forma di ingiustizia. Si tratta semplicemente di ascoltare soprattutto l'esortazione di San Paolo: non lasciatevi vincere dal male, anzi, bisogna vincere il male con il bene. Il discepolo di Gesù, fratelli e sorelle, il discepolo di Gesù si riconosce dalle sue opere, non dalle sue parole. Gli atti, le opere, sono quelli che dicono se si crede o no, se si ama o no, se si spera o no. Non sembra superfluo in questo contesto ricordare l'avvertimento evangelico: non c'è albero sano che porti frutti danneggiati, non c'è albero danneggiato che porti frutti sani. Ogni albero è noto per i suoi frutti. Fratelli e sorelle in Cristo, mentre ci riuniamo per l'Eucaristia, ci rivolgiamo a colui che è la luce del mondo. È questa luce del Vangelo che vogliamo accogliere in noi stessi. Cristo vuole che risplenda agli occhi del mondo perché gli uomini diano gloria a Dio. Gli chiediamo che sia sempre con noi e noi sempre con Lui per questa missione che ci affida. Il Signore ci aiuti ad avere una vita interiore ricca, religiosa, pulita, che ci dia forza e coraggio per essere il più possibile coerenti con la nostra fede. Essere cristiano è qualcosa di bello, che dà senso alla vita, ma è serio, è impegnativo, come tutto ciò che vale la pena nella vita. Togli prima la trave dal tuo occhio, dice Cristo nel Vangelo di oggi, ai suoi discepoli di un tempo e anche a tutti noi di questa generazione. Fratelli e sorelle in Cristo, ricordiamoci sempre che il cielo di Gesù non è il cielo dei ragionieri della legge per i puri e per i perfetti, ma è il cielo dei peccatori convertiti e perdonati. È un cielo molto più attraente di quello dei farisei, degli ipocriti, un cielo dove c'è sempre spazio per ognuno di noi. Amen. Adesso, fratelli e sorelle, professiamo la nostra fede.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle in Cristo, invochiamo Dio nostro Padre perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte si estendano all'umanità intera. Diciamo insieme, per la gloria del tuo nome, ascoltaci Signore. Per la Santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo, animata dallo Spirito Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell'amore. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi, ravvivando la grazia dell'ordinazione, siano gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelti a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per noi tutti, docili allo Spirito, possiamo crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per nostra sorella Anna Nelia, diciamo insieme, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Signore, che hai promesso beni invisibili a coloro che accolgono la tua parola, illumina i nostri cuori perché sappiamo conoscere e realizzare ciò che ti è gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guarda qua sofferta, guarda noi, Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, da te provengono questi doni, e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che, per tua misericordia, l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore Dio nostro. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggiera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Thank you.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Robert, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Anna Nelia, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle in Cristo, obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con tutti voi. Vicini e lontani, scambiamoci un gesto di comunione fraterna.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen. Preghiamo. Padre misericordioso, il pane eucaristico che ci fa tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Fratelli e sorelle in Cristo, vicini e lontani, a tutti voi auguro una santa domenica e anche una buona settimana.